Marocco non c'è, da quello che so io, non c'è nessun problema, io penso che sia in Sardegna e tornerà qui. Io non ci ho parlato con lui, però... Il direttore sportivo assente alla partita. Questo no, ma succede con me. Ma comunque penso che lui parla con uno dei nostri, delle nostre persone. Non mi preoccupo. Va bene, se vi preoccupate voi, va bene. Io ancora non mi preoccupo. È anomalo che un dirigente importante in occasione di una partita. È una delle volte certe. Lui è una figura molto importante per me. Allora non vedo, sarà lui la prossima partita. Quindi diciamo viene ridimensionato anche questo caso che si è creato tra Lovato e Marocco? C'è un caso. Diciamo che sono due che so è difficile farli andare d'accordo. Lo so. Il problema è che io non sono qua. E l'ho detto sempre, io che non sono qua, la non so qua. Dai, come ogni famiglia, ci sono due capi famiglia. Ognuno cerca di esserlo. Però io non penso che ogni società questi tipi di argomenti. Io non chiamo un problema. Poi guarda come la squadra ha reagito. La squadra va molto d'accordo con Marocco, ma ha avuto d'accordo con Lovato. Questo presunto litigio tra Cascì e Perez invece che vuole dire. Ma io non ho visto mai questo litigio. No, che si era parlato di un litigio tra loro due. Ma io. Con dimissioni di Mangia annunciate. No. Queste cose che non ho detto succedono sempre in una famiglia. Screzzi di famiglia. Screzzi di famiglia succedono. Io di dimissioni e di cose non ne so niente. Per me Caccia l'abbiamo preso perché è un giocatore ottimo. Bene? È uno dei migliori giocatori centravanti che ci sono in Serie B. Perez è molto buono pure. Però tre volte l'allenatore fa delle scelte. Per me non c'è nessuno nel campionato di lungo e c'è spazio per tutti. Contento per Caturano che ha fatto il suo sì. Primo gol, no? Anche per lui Caturano, ma io oggi ho visto un bell'uomo, Ivan Diego, sta veramente cominciando a giocare molto bene, ma tutti, perché non ce n'è uno che veramente non ha dato tutto. E ha giocato non è che sono stati degli errori, la difesa si è comportata benissimo. Perché continua questo tempo stando? Non è che continua in questo momento, lasciate le cose. Una delle volte va davanti a voi, riesce a dire delle cose che non voleva dire, oppure che lo chiamiamo misunderstood. E allora per il momento lascia, facci vincere un po' di partite, facci ritornare su e poi potete parlare.